Aiuto! Carajo! Devo andare all'ospedale. Devo già andare all'ospedale. Che sa vuol dire carajo? Calma, calma, calma. Carlo! Enrico, mi porti all'ospedale? Beh, quando la vedo e sento questa frase, sento che siamo a casa, che nulla è cambiato. Ma Carlo, ma che accento mi ha preso, Carlo? No, c'è una cosa in bocca, non si preoccupi, aspetti che lo poso. Ok, dicevo, ho delle novità pazzesche. Ma mi porti prima all'ospedale, che sto morendo, per favore. Sto andando. Ah, che non ci sono tanto dentro. Allora, ho delle novità pazzesche. Sei pronto, Carlo? Allora, capoprimo è arrivato Fabio in città. Fabio chi? Fabio Foca. Fabio Foca, ma che nome da barbado. Ma chi è questo? Ma è uno un po' così. È un po' diciamo lentone. Che lui è un po' il mio Enrico, quindi io lo tratto parecchio male. Ma essere un Enrico di un altro Enrico è proprio una cosa da poveri. Ma è veramente un non nulla. Comunque, vale sempre come carne da macello per le nostre wink wink attività. Al di là di questo, ho fatto incontro con una signorina proprietaria di un locale così, che mi ha smollato. Vieni, c'è un orecchio che te lo dico. Venga. Un milione di dollarazzi? Un milione di dollarini in cambio di alcune foto e una firma su un documento. Ma lei è Fabrizio Corona, io mi dissocio. No. Vada via Fabrizio Corona. Andiamo, va. Ma chi è lei? Social Boom? Social Hank? Social Henry? Nella città chiusa, andiamo. Aiuto! Amici, colleghi! Enrico Corona! Aiuto! Aiutate ca... Era un prank, Enrico. Ah, giusto, questo, che posso questo fare tranquillamente il check-in. Mi vado a comprare degli hamburger, Enrico. Dov'è questo Foca? Non so al momento dove si trovi, purtroppo. Ma è in città! Io me ne fotto! Sto al telefono, anche a letto. Non mi interessa del vostro rispetto. Fanculo. Gli operatori. Che urla. Dov'è Bugo? Signore, vuole venire a una festa? Non vede che sono al telefono? Se ne vada. Ecco, questo è morto. Aiuto. Volevo solo invitarlo al Bahamas. Guarda quanto topo c'è. Arriva. Un secondo, mi faccia fare una cosa. Faccia loggare su Twitter. Perfetto. Ciao Fabio. Enrico. Sì, te la stai a spassare, immagino. No. Pronto? Allora, vi devo presentare Carlo, questo è Fabio Foca. Grazie, Strongbow. Carlo, è un piacere e un onore conoscerla. Salve, sono Carlo. Lei chi è? Un amico di Hank? Un amico sessuale di Hank, immagino. Sono Fabio Foca, sono da poco arrivato in città e vorrei diventare un ricercatore universitario di storia. Ma chi è questa persona che hai portato? Scusa. Sì, te l'ho detto che è un po' un coglione. No, per favore, Carlo, Carlo Foca. No, Fabio ha un po' questo problema che quando ha ansia... Per favore, scusi. Ma è un medico, per favore. No, ma è uno svenimento di stress, poi tutto... Prema muscolo punto. Oh, grazie. Piacere, Foca. Piacere mio, Carlo. Venga qua. Carlo, le panini acque sono gentile offerta della signorina Chloe, di cui ho preso il numero. Magari ci scappa anche... Non dico pompina, però diciamo... Ma te sei pervertito, vattene via. No. Carlo. Salve, ragazzi. Ciao, caro. Bisogno di una macchina. Cos'è
Carlo, Carlo, vieni, vieni. Carlo, chiami, Carlo, vieni. Chiami signor Foca. Ma signor ci deve Foca. Seguire. Carlo, vieni un secondo, vieni un secondo, vieni. La vedi quella macchina rossa? Devo mangiare, aspetti, aspetti. Mangia, 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 mangia. Eccomi. La vedi quella macchina rossa? Sì. Prima, quando ero tranquillo davanti alla scuola guida, perché ho preso la patente mentre ti aspettavo che ti svegliassi. Quella cazzo di macchina rossa mi ha tamponato a me e a Fabio e ci ha sparato in testa. Ah, vi siete già fatti inculare. Bravi. Mi hanno detto non mi spingere. Ok? Adesso io sono quello che porta i soldi, ergo tu mi devi portare rispetto. È chiaro. Guarda il telefono che è meglio. Allora, senta a me. Questi tizi sono pare della band dei Viola. Una band, una gang, un gruppo che bazzica in the ghetto. Ci siamo capiti. Vi hanno ucciso. Ci hanno uccisi. Quindi è vendetta, vendetta vera, come diceva uno dell'antica gang di Truce. Vendetta vera. E che dobbiamo fare? Adesso noi abbiamo il crano. Io direi, cerchiamo Fabio. Facciamo un bel twittino. Diciamo, cerchiamo giocattoli da grosso divertimento. Ah, cerchiamo giocattoli perché ho una figlia che li vuole, certo, sì. Cosa indica, signor Foca? Twitto io? Sto davando. Stai davando? Non ho capito. Sto davando. Senta, posso ripensare a queste coglionate? Mi può prendere? Possiamo prendere una macchina, per favore? Sì. Ma è fidato questo Foca? È fidato, fidato, venga. Ma andiamo calmo, per favore. Ho sentito degli spari? No, penso sia un lavoro in corso. Non può fare revenge, Enrico, lei non si ricorda. Sì, sì che posso. Ah, che bella Lamborghini. Oddio. Oh, c'è un bel bambino, ciao. Pedofilo. Andiamo. Ciao. Signor Foca, non faccia il pedofilo. Ah. Ma cosa fa? Ma cosa fa, signor Foca? Signor Foca, sa che è in macchina, la sua. Grazie, signor 11. Mi dovete... Vabbè, ma avete un po' di chiavi? Avete quelle monete? Ah. Black Angus! Black Angus! Black Raven! Black Raven! Oh. Sai che in macchina! Salite in macchina! Piccolino, vieni qua, piccolino! Ma Carlo! Fabio! Ho sbagliato, sbagliato, sbagliato! Venga, sai che in macchina! Sono Black Raven! Ma cosa mi picchia i bambini appena arrivati in città? Senti, mi ha guardato male, ok? Dobbiamo fare... Non può picchiare chi vuole, senti. Oh! Wow. Ma chi è questo pazzo? Ma lei è pazzo! Siete pazzi, ragazzi! Non si permetta mai più! Oh, la freccia! Siete pazzi, anche voi, ma siete pazzi! Ma la freccia infilata nel culo! Ma ha fatto inversione senza freccia. Ma questo è pazzo, questo Foca. Ma non sa come si sta la civiltà. Ma cosa fa? Senti, portiamo Enrico, vada a prendere in braccio il signor Foca, va? No, ma è un coglione, un Ma coglione. Vada a prendere in braccio il signor Foca. Vada a prendere in braccio. Come mi hai chiamato, scusa? Come mi hai chiamato, scusa? No, hai sbagliato, Enrico. Ho sbagliato, ho sbagliato. Calmi ragazzi. Calmo, calmo. Manteniamo, calma, manteniamo calma. La calma. Come che... Oh! Manteniamo tutti la calma. Senta, signor Foca! Ma io sono calmissimo. Allora. Ragioniamo. Il signor Foca qui, Fabio, quello con la sciarpa, è un pazzoide squilibrato. Con le macchina! Però ci dovremmo accostare. Allora. Mi metta giù, Carlo. Signore,
Muori, ecco. Questo è quello che ti meriti. Bravo, stupido! Ma sono costretto a chiamare la polizia. Scusate. Ma questo è pazzo, sì! Ora lo investo, l'aiuto! Calma. Aiuto! Aiuto, lo investo! Un dottore vado a chiamare. Qualcuno, lo vado a prendere io, arrivo. Andiamo alla macchina. Ma no, mica sono pazzo! Allora, ma è pazzo, Fabio. È pazzo il signor Foca! Fabio è un po' così, una testa di cazzo, te l'ho detto. Una testa cazzo. Ma non, sì, non ma è molto buona. Mi ha tirato due pugni a caso. Io appena c'ho una pistola gli spianto un proiettile in faccia, in mezzo agli occhi. Guarda, gli facciamo un piccolo scherzetto o no? No, non si può fare un piccolo scherzetto. Attenzione. Prendi in braccio. Ma lei è pazzo, signor Foca? Signor Foca? Signor Foca? Prendilo. Va bene. Signor Foca? Lei deve capire... Oh, salve. Buongiornissimo. Mi gira un po' la testa. Lei deve capire che questa città non è sua, signor Foca. Deve aderire a determinate regole e soprattutto del rispetto nei miei confronti. Oh, macchine volanti. Piccolo volo pindarico. Allora, mi va un attimo al concessionario. Cos'è successo? Temo abbia rispettato quello che gli hanno detto di fare e così è deceduto. È un cadavere? Non lo so. Fabio? Oh, la gamba! Ma è morto? È morto? Di sì, sì. Mamma mia. Vabbè, andiamo di nuovo all'ospedale. Questo signor Foca è una testa calda. Dov'è Guerino per ristabilire la pace? Ci vuole uno città. Dalla sua personalità qui per far capire a tutti chi comanda. Ragazzi, ma se andassimo al ghetto? Ma tu sei morto! Oh! Paolo, aspetta, vedi tutto nero? Vedi tutto grigio, no? No! Vedi tutto grigio? No! Devi chiamare l'ambulanza? No! Allora non è morto! No, ma gli sarà diventato... Aspetta. Sono comunque dolorante, mi è uscita la rotola dalla mano sinistra. Tu devi capire una cosa. Aia! Dai però! Dai! Oddio! Salga Enrico, venga con me. Cosa fa Carlo? Sto per entrare nel club. Non riesco a saltare. Il mio motto è l'onore e il rispetto, il vostro... Mi segua. Oh mamma, no. Mi segua. No. C'è solo un modo per imparare l'onore e il rispetto. No. Il mio sangue per la patria, No. Se vuoi lavorare con noi... È bello alto, signor Foca, qua sopra. No. Ho sbagliato. Lo so che ho sbagliato, ma non merito tutto questo. Ti prego, mi gira la testa. Signor Foca, è bello alto. Ti prego, non sto scherzando, mi gira la testa, ti prego, smettila. Scendiamo. Signor Foca. È subito, di nuovo coi calci. Subito coi calci, signor Foca. Signor Foca? Lei deve imparare il rispetto. Signor Foca. Signor Foca, lei deve imparare a comportarsi, soprattutto nei rispetti miei e del signor Carlo, che siamo qui da più tempo. No! Oh sì. No! Mi prego, no! No! Carlo, lo lasci. Senta, la lascio, però lei mi deve promettere che non picchia nessuno, va bene? Lo prometto, lo giuro. Tenga le mani in alto con muscolo X, tutto il mani tempo. Mani in alto qui. No, permettimi che non mi picchi. Ok, tenga le mani in alto con muscolo X. Non ci siamo, signor Foca. Signor Foca, si calmi, signor Foca. Ok, perfetto. Si calmi. È calmo? No, no. Signor Foca, lasci subito Carlo.
Mi liberi, signor Foca, lei è morto, non può tenermi. Signor Foca? Signor Foca? Mi liberi Carlo dal signor Foca, per anche il signor Foca. Erroneamente il signor Foca. Piccolo errore goliardico. Carlo, lei sta bene? Sto bene. Che famo di questo? Voglio sentire l'ebbrezza di volare. No, 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 perché? Perché io? Che ho fatto? Dobbiamo risposto? portarlo giù, se no non lo trova la polizia. Almeno fatemi sentire un piccolo uccello prima di andare all'altro mondo. Ma è pesante da portare così, forse conviene lasciare. No, no, scendiamo. No, stiamo andando. Mi sembra un po' pericoloso. Mi sembra pericoloso, eh? Ah, è qua. Ok. Mi sembra pericoloso questo gioco di selfie estremi. Per un attimo ho temuto per la sua vita, Carlo. Ha bisogno di aiuto? Carlo? Cosa sta facendo? Ah, ci porta tutti lei? Gentilissimo. Grazie molte. Scusami, Enrico, mi è scivolata. Mi è scivolato, scusi. Mi scusi, è scivolato. Prendi la macchina. Ah, grazie. Grazie io. Mi si è distrutta la macchina nel frangente. Avete premuto muscolo G? Ma non ci sono medici. Porta me, lascia lui. Vabbè, l'ospedale è qua dietro, ragazzi, eh. Porto Porta. prima Carlo Foca. Perché? Mi chiamo Fabio Foca. Fabio Foca, perché è morto da più tempo, è più grave, direi, mi scusi. Io sono figlio di puttana. Fanculo. Non può parlare, lei. Comunque mi ascolti, non può fare quello che gli pare, non può picchiare tutti, eh. Soprattutto davanti all'ospedale. Poi per il resto ce la giochiamo noi, deve stare un po' più tranquillo, signor Foca. La lascio qua, i soldi di Enrico. Enrico, porto lei che ha i soldi prima. Non mi importa di farmi usare, purché il suo sentimento è sincero. Io Allora, la amo. capito, ma non dica queste cose, per favore. Se cappate dai date. Ma non è che la amo, goliardico. La amo che proprio la tromberei. Vabbè, arriviamo, eh. Ma l'ospedale è qua, non si preoccupi, è qua al ponte. Vediamo se riesco a entrare. Perché non riesco a entrare? Tutto Ma pagato. chiami un'ambulanza, cazzo! Ma non ci sono medici. Aiuto! Vada. Pronto? Pronto. Per favore, l'ospedale. Arrivo. Venga, venga qua, aspetti, indietro, indietro, che nel cantiere, nel cantiere, vada nel cantiere, c'è un'altra persona da prendere, destra, destra, ok, ecco, prenda lui, Prego. non qua, ma prendalo, prenda, E dov'è? è È sotto qua, le sotto le ruote. ruote, No. no, no, Lo non lo lasci vedo, in non lo carcere, vedo porti ragazzi. via. Non lo vedo purtroppo.
Ah, prenda lui che è in macchina. Venga qua, scenda. Non ti vuoi non vedere. Prenda questo Enrico, prenda lei. Non lo vedo. Qua, sta volando, qua. E non lo vedo. Carlo, porta. Che posso dire? Soldi. Mi spiace. Lo vede lui? Per morire. No. I soldi. Come faccio a prenderlo? Prendi me, lui non ha un cazzo. Mi porti all'ospedale, per favore, aspetti. Oh, prendi se mia mamma. Venga. Che venga. Ha trombato e ha fatto un fico come me. Ma cosa? Va bene, non importa. Ospedale. Ospedale, per favore. Ospedale. Andiamo all'ospedale. Vai, slash carry adesso. Bravo. Ospedale presto. Aiuto, per favore. Che è successo? Ehi, ragazzo, per sbaglio è caduto dalla gru. Come è caduto dalla gru? È inciampato, stavamo facendo dei selfie estremi. Stavo per morire, mi curi, ragazzo, con i... Ma io non sono medico. Ma come facciamo? Grazie, Parago. Pronto, medici? Ragazzi, aiuto. Infranti. Lui è stracciatella, porta rispetto. Wey, yeah. Signor Palene. Oddio, salve. Vieni, fraggi, vieni qua. Ma smetti, ma il signor Carlo? Yeah. Signor Jack Ryan! Per favore, meno casino qui dentro. Oh. Un po' di silenzio, gentilmente. Vieni, bro. No, aspetta, fermo. No, signor Nicola, Black. Nicola, c'è Enrico, signor Black. C'è Enrico. Ma chi sei? Rapimento in corso. Rapimento in corso. La Lamborghini. No. Medico interno, Oddio. No, ragazzi, non si fanno queste cose. Queste cose non si fanno. Ma è bambino. Ma che cazzo fa quello? Oddio. Ma è pazzo, è pazzo. È pazzo. Ma un medico mi serve. Ah. Signore, un medico dentro, per favore, signore. Fornisco assistenza, scusatemi. Ma la ruba il bambino. Ma la smetti di fare il personaggio ambiguo. Per entrare nei flauti. L'ha voluto lui è stracciatella. E sua madre. Scusa, posso essere uno dei tuoi? Ma che ti sa per te? Posso essere uno dei vostri? Ma scusi, ma lei che ha vestito a scacchi? Chi è questo pullulante pezzo di merda che ha parlato? Non lo può fare! È un pazzo, dai, sono Black Raven, mi scuso per l'approccio. Mi sta dando aiuto! Non me ne frega proprio da niente! Black Raven, lei ha dell'eco! Ehi, lei, lasci il bambino! Oh! Male sono si fa! Quel coglione! Ehi, è rinato! Alleluia, è vivo! Oddio, è vivo. È vivo, signor signor Foca. Può parlare, signor Foca? Lascia il mio amico. Venga, Foca. Quanto pesa, signore? Oh mio Dio. Ma cosa ha mangiato? Scusi, sono Black Raven. Che sta facendo al mio Lascia corpo? Il mio amico. La porta a fare un giro. Lascia il mio amico. Bambino, per favore, dimmi, bambino! Moderni termini, bambino! Di quello che sembra, dimmi, picchialo! No, ma non ti voglio fare del male! Dimmi, fermo, dimmi! E io sono Timmy, cazzo! Io sono Amarena! Grazie, sono Amarena! Io sono Amarena! Ma che ti sa per te? Sono Melone, io sono Melone! Signor... Sto dietro di te, Timmy, sto dietro di te! Signor Foca! Vai, signor Foca! No, tu sei il capo, tu devi andare avanti! Signor Foca, cosa vuole fare? Ma parli! Si lasci trasportare. Ma dov'è Enrico? Dov'è Enrico? A volte la vita mi sembra così vuota. Non lo faccia, signor Foca. Non è vero. Signor Foca, venga qua. Venga qua. Dobbiamo andare a prendere i giocattoli pesanti. Venga qua, venga in macchina a parlare un secondo. Devo parlare di cose importanti.
Buongiornissimo. Ecco. Si parla mica di spaccio? No, 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 non si parla di spaccio. No, no, no. Ma si deve strada è nostra, ok? Questa è strada nostra. Paolo! Foca, signor Foca, per favore, venga con me Enrico. Ok, Enrico, dov'è i risparmi di una vita? In banca. Andiamo in banca. Allora, per fare cosa? Dobbiamo prendere la cioccolata, no? Mando un tweet. Pare ci sia una grande festa lì alle Bahamas. Andiamo, dai, alla Bahamas. Magari lì troviamo dei brutti ceffi. Troviamo dei andiamo pezzi. Lì, chiediamo se c'hanno dei giocattolini. Troviamo dei pezzi di merda. Oh, un po' di vita. Bene. E allora, signor Foca, si comporti bene, eh? Per favore. Mi raccomando, avete del cibo? Fare... Sì, glielo do io. Si comporti bene. Parliamo qua fuori, tanto non fa differenza. Andiamo a cambiarci, ragazzi. Scusate? Sì. Posso disturbarvi un secondo? Mica. Noi stiamo cercando dei giocattoli della cioccolata. Persone persone sbagliate, siamo. No, comunque, quindi... Mi dissocio. Ma non so manco come ti chiami, vieni a chiedere giocattoli. Appunto. Mi dissocio, lui si chiama Enrico, Niente di male. Fermo, fammi parlare a me. Medile, deve parlare uno di voi, mi deve dire pure il nome, perché se non so con chi sto parlando, io non parlo di niente. Io sono Carlo Cortocazzo. Ah, volte il cazzo, pure io. Boh, certo. Aspetta un attimo. Piacere, sono mi chiamo Carlo Cortocazzo. E sto cercando dei giocattoli. Dei giocattoli state cercando? Ma da quanto tempo siete in città? Fammi sapere. Beh, qualche giorno, però, come dire. Qualche giorno, si vede un'esperienza. Ti parla una cosa di chiederle qua in pubblico durante una festa. Che hanno chiesto, scusi? Ma stanno chiedendo che giocattoli, signore, mi del socio. Manchi. Se volete il giocattolo, c'è un manetto. Più che altro vedere quale giocattolo con quanti soldi. Noi vorremmo giocare in grande. Sì, ma i soldi ce li avete. Soldi non sono un problema. Immagino. E sentiamo, cosa vi potrebbe interessare? Appunto, gradiremmo questi giocattoli per poi giocare tra di noi. Siamo stati attaccati da una certa banda. Immagino. Che banda? Ma che sta dicendo? Questo è pazzo. Ci servono dei giocattoli per giocare, per sanare le regole interne. Enrico, non devi parlare. Ah, l'hai capito che cosa. E allora? Ma intendi una cosa del genere? Carlo, prendi la posizione tu allora. Oppure questa. E intendi questa? Quale intendi? No, la tua fa La pistola, E non proprio giocattolo. Dipende, dove lo vuoi, sulla fronte. Scusi, ma questo con la felpa azzurra che sta a fa? Non ho capito. È un tifoso del Napoli. Sì, ma non dovrebbe nemmeno stare qua, visto che perché lo prendi? Ma cosa fa, signor Foca? Signor Foca, ma sempre a farsi riconoscere. Mi sa che a me mi conosce. Ma di scialpa di fialiello deve fare un saltino. Si avvicini un attimo, venga aspetta, qui. Aspetta, lo vedremo. Signor Foca! Lei mi conosce molto bene. Signor Foca, dove è andato il suo corpo? Sì. Ma molto vuole Mel. Sei questo, vero? Ma io. Lei è? Esattamente. Ciao, mi conosce bello. Molto, molto bene. E la bella dov'è? La bella... Pantalone di pisello, chi è? Ma io non capisco un cazzo, anzi, Enrico. Veramente è una sua... Carlo, direi che non è l'uomo qui. Andiamo. Madonna, questa viene a chiedere giocattoli. Ah no, aspetta, io sono rimasto dietro di un anno. Infatti sono rimasto dietro di un anno. Ma Enrico, ma che figura di merda! Enrico! Vediamo questa? Che figura di merda, Enrico! Ma è Carlo? Aia, ma mi ha aperto la portiera in testa, credo. Dov'è il signor? Dov'è? Ma che ne so, adesso lo cerchiamo. Ma questa mi sembra una macchina dei boss. Vabbè, ci faranno la fattura. Dove è finito? Vabbè, andiamo da Black Raven. Andiamo allo... Dove sarà Black Raven? Eccolo qua, ehi! Fabio? Ma non puoi rubare le macchine degli altri! Fabio! Era di qualcuno? Sì! La riporti a parcheggio! Riportala, dai, ti aspettiamo qua. No, andiamo, dai! Dai, se ci troverà. No, andiamo a prenderlo! Ma questo vuole macchine dei boss, è pazzo.
Gliela guarda, pure spaccata. Fabio non si sa proprio comportare. Adesso vediamo che gli faranno culo a strisce. Fabio. Oh, alla rotta. No, no. Fabio, che hai fatto alla macchina? Chiedi scusa, signore, no? Chieda scusa. Vai via, vai via, vai via, via, via. Ma guarda, ci hanno visto tutti adesso. Per colpa sua siamo gli zimbelli della città. Fabio, veramente un comportamento Fabio, tutti contro, per colpa sua, Fabio. Era un giro goliardico, poi è arrivata questa macchina all'improvviso. Oddio. Ma lei è pazzo comunque, non può prendere la macchina dei boss. Ah, era un boss, oddio. Certo, una macchina così piccola implica un pene di dimensioni epocali, no? Non ci avevo pensato. Lei è proprio la base di Los Santos. Senta, andiamo a prendere Black Raven e vediamo cosa vuole fare, se ha lui del cioccolato e la sua banda. Oh, Carlo, senti una cosa, ma io voglio davvero entrare in questo business del cioccolato, però non lo so. Sembra che non ci stiamo muovendo bene. Ma questa è colpa di... è colpa in primis sua, che prende e fa il pazzo, in secondis di Enrico, che va a chiedere del cioccolato in una festa pubblica alla luce del sole. Ma siamo pazzi qua. Ma poi... io ho chiesto del cioccolato, se poi loro hanno la malizia. L'unico nostro fidato, i nostri contatti fidati sono Liberato e Kayak. Non ci sono. Io ho scritto, non ci sono. Se lo dormo. Di quanto cioccolato si parla? Qualche barretta. Qualche barretta, qualche todoncino per assaltare un bel camion di gelati, non so se ha capito. Ha sbagliato uscita, Enrico. Ok, vediamo se c'è Black Ravens. Vediamo, vada. C'è Black Raven? No. Io. Non c'è. Ma guardi. Twitta. Ho paura che sia scappato con il bambino. Dove possono essere andati? Pensa a casa di Daniele, voleva dargli le caramelle. E chi è Daniele? Black Raven. E non so dove abiti. E anch'io, sono andato al parco giochi. Ah, proviamo ad andare a vedere all'altro posto, al centrale. Attenzione, c'è una rapina. Andiamo piccolo a vedere. Piccolo goliardico, vogliamo andare a vedere la rapina? Io ci sto, magari ci scappa anche qualche giocattolo. Appunto, bravo, bravissimo. Vado alla banca centrale. Ah no, non si può. Non si può intervenire. No, ma stiamo solo a guardare noi. No, ma poi ci scambiano per cattivi ragazzi. Senti, dove cazzo dobbiamo andare? Dove sono te? Chi è che vende il cioccolato? Andiamo alla rapina. Enrico. Noi senti, signor Foca, noi abbiamo 1 milione in banca. Dobbiamo solo trovare del cioccolato. Abbiamo scritto. Andiamo al ghetto allora. Ma no, cosa va al ghetto senza le armi? Andiamo al ghetto dicendo che abbiamo buone intenzioni. Dov'è quel coglionazzo di Black Raven? Ma qua nessuno si sfonde su Twitter. La macchina è andata, dobbiamo comprare un'altra, non ho più benzo. Prendiamone una in prestito, non penso sia di fastidio. Facciamo finta che ci sia rotta la macchina. Cintura allacciata, ragazzi. Vai, prego. Dove si va adesso? Allora facciamo parlare Foca al gate. Ma che cazzo? Ma che stai facendo? Ma chi è questa persona? Tutto bene? Ah, che dolore. Tutto a posto? Tutto bene. Mi ha un po' tagliato la strada, ma. Ma che è successo? Che succede? Signor Foca, cosa sta facendo? Bella maglia, ragazzi, possiamo parlare un attimo con voi, giusto per... Ma che fa? Ma che fa il signor Foca? Signor Foca. Allora, siamo calmi. Signor Foca, lasci questa persona. Aiuto. Aiuto. Signor Foca! Aiuto. Cosa è successo? Aiuto. Signor Foca, lei è un pazzo! Lasci questa persona! Aiuto. Come la lascio? Quale posto del mio corpo premo? T/Kerry, quello che ha preso per... lo stesso che ha usato per prenderla. Mi scusi, che cos'è T/Kerry? È un muscolo che serve per prendere le persone. Ah, ok. Io sono interessato però. C'è questo coglionazzo del signor Foca che non mi fa fare i miei affari. Vorrei parlare con qualcuno. Andiamo. Vuole parlare di affari? Oh, esatto, perfetto.
Abbiamo incontrato qualcuno. Allora, venite sulla macchina con noi. Aspetta, facciamo, sentiamo il signore, sentiamo il signore. Arrivederci. Ho bisogno di dire. Andiamo andare un attimo al signor Foga. Andiamo in centrale, ci vediamo al centrale tra un minuto. Mi può dare dell'acqua dell'hamburger? Ma non è che se ne vado a comprare, vieni, andiamo a comprare. Vi seguiamo! Incontriamoci. Mi dica. Incontriamoci al garage centrale. Al centrale. Ok, sì, perfetto. Va bene, classico. Ok. Andiamo lì, arrivederci. Signor Foca, ma lei è un pazzo. Lei è proprio un coglione, sì, se lo faccia dire. Cosa prende i membri delle bande in braccio? Signor Foca, lo capisce che non può farlo? Signor Foca, ma chi sta fumando? Aspetti che esce dalla macchina adesso, che è tutto nel trip. Vada indietro, è uscito. È nel trip. Signor Foca! Ma cosa fa? Mi ha anche rincoglionito nel... Foca! Io la presenza sociale non avevo voglia di farlo, Questo Foca qui, arrivato in città, non si sa neanche tenere. È andato nella fontana! È andato a sciacquare! Guardi, vada a prendere il signor Foca, ci vediamo al garage, tanto è qua. Tutto a posto. Sì, abbiamo un compare un po' così. Vada a prendere Foca! Eccoci ragazzi. Eccoci. Qua si può parlare? Forse è un posto un po' affollato questo. Là lì sotto, secondo me. Dove possiamo andare? Sotto al garage, sotto. Scusate, siete voi che avete provato a prendere il mio amico? No. È il signor Foca, è tutto no, sballato, in... eccolo. Dov'è? Questo qua con la sciarpa da cretino. Allora, perché voglio prendere a lui? Che fa, non parla il signor Foca? Foca. Deve essere chiaramente un errore, perché non ho fatto nulla di male. Voleva portare via, per fortuna che c'era questo bravo ragazzo. Ah, grazie che ci hai coperto. Prego. Mi raccomando. No, ma il signor Foca è un pazzo e lui si comporta così, non si rende conto. Non si rende conto. No, guardalo, Foca! Allora, signor Foca, oddio. Che dobbiamo fare? Oddio, no, ragazzi. Silenziosamente. Oh, levate la pistola, guardi, per favore. Oh. Andiamo. Troppo movimentato qua, lasciamo un attimo il signor Foca. Troppo movimentato. Ma il signor Foca. Vediamoci. Il signor Foca è da mettere, da rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Vediamoci al negozio di vestiti qua di fianco, bene? Vabbè, andiamo. Se vuole lo facciamo rinchiudere. No, magari... Magari più tardi, se ci intralcia in qualche progetto, sì, molto volentieri. Magari diventa un nuovo gioco. Carlo, c'è il signor Foca. È nostra questa macchina? Sì, ma lei è pazzo, signor Foca! Signor Foca, io comunque scherzavo, eh. Tutto a posto. Non l'avrei mai sparato. Grazie di cuore, grazie. Mi metto la cintura, agente. Ma io non sono un agente. Ho la faccia d'agente. È un agente un po' dell'altro... Agente di Plutone io sono. Arrivederci. Grazie per la conversione, scusate ancora il coglionazzo. Arrivederci. Ma lei, signor Foca, gente, ma lei non capisce. Ho come... sempre voluto picchiare un carabiniere! Ma non è un carabiniere! Ti mette la canna della pistola in testa e preme click senza pensarci due volte. Ha tirato un cazzotto e lui è stato zitto. Andiamo nel parcheggio, qua. Okay. Andiamo. Allora, se dobbiamo parlare di affari, c'è Michael Della Rovere che vuole chiudere il contatto per il cioccolato. Cioccolato. Di quanto cioccolato si parla? Complimenti per il vestiario, molto di classe. Allora, vorrei far saltare il signor Foca, ma evidentemente ha doppia personalità. Ma voi vi ho sentito che volevate parlare di affari, di cosa? Cerchiamo della cioccolata. Cioccolata? Mm-hmm. Possiamo pagare. Quanto? Abbiamo il verde. Quanto dipende dalla qualità della cioccolata, naturalmente. Abbiamo 50. Si possono avere bei torroncini? Vorremmo due torroncini e una clips.
un cioccolatino, un Ferrero Rocher per il signor Foca, che già è pericoloso così. Io avrei bisogno di acqua. Ecco. Da un po' di acqua, venga, venga. Il cioccolato mi rende la gola secca. Ferrero Rocher, non so se mi ha capito. Ferrero Rocher. Sì, sì, io ho capito, solo che... Anche se ha qualche amico. È difficile da trovare. Ha qualche amico. Molto difficile. No, amico no. Però noi abbiamo di meglio. Ah. Cosa avete? Non è una cosa così da dire senza così. E come si potrebbe dire? Mi faccia piacere. Voi che conoscete oltre ai cioccolatini? Le meringhe. Le? Le meringhe. I chantilly. Ci siamo capiti? Sì, sì. L'uovo di Pasqua. I giocattoli. Giocattoli. Ma le olive. Le avete, ma voi che... Voi che, cioè, che volete voi oltre al cioccolato? Noi vogliamo del cioccolato per proteggersi e basta. Ma che sia buono. Un bello vetto Kinder. Per proteggersi del Ho come l'impressione che non ci stiamo capendo. Ma non sto capendo, il cioccolato per proteggersi, no? Allora, quel cioccolato lì che fa pum pum pum. Capito? Il cioccolato che il cioccolato che... Che ti scoppietta in bocca. Ma quello è difficile da trovare. Sì. Ma io sto parlando con persone di qualità. I giocattoli magari. Giocattoli, I giocattoli sono difficili da trovare. Non è la cioccolata, dica, non giocattoli, giocattoli. Ma sei tu che mi hai detto, vabbè. Ma un uomo della sua qualità sicuramente ha qualche aggancio. Se non lei, qualcuno di suo dirimpetto. Ma lei dipende che giocattoli vuole. E lei che giocattoli ha? Una bella PlayStation 4? Bella grande? Possiamo prendere... La modifica, bello! Un po' più di esperienza con lo scudo PlayStation, un Xbox, una PlayStation. Mentre invece a Fabio io gli lascerei tranquillamente un una Nintendo molla. Switch anche. No, una molla di quelle di... Capito? Sì. Non troppo pericoloso. Alligator. Costano quelli, Ma lei si fidi, quanto costa? Io ho 200k per la mia bolla. Ecco. L'abbiamo allora, 200k, paga il signor Foca. Allora, la molla. Una mollettina, sì. Quella per le scarpe di Michael Jordan. Sì. Allora, le due PlayStation costano 90.000 l'uno. Mazza. E per 200 non si può fare uno sconto? Due PlayStation e una NX e un Game Boy a 200? Un Game Boy dovrebbe far pagare 20.000. Facciamo 220, 20 li metto io, non c'è problema. Io non ho tutti quei soldi. Ma sei tu che hai detto che hai quei soldi? Ma voi siete da soli, ragazzi? Abbiamo conoscenze, sì. Che fate... Ma chi è questo? Sacco a voi questo. Chi è questo? Sono appena arrivato. Aspetta. Hai la pistola? Mamma. Ma questo cosa fa? Ma è pazzo, Foca. Aspetti, che capiamo se è con noi, perché non sappiamo con chi siamo e con chi no, perché adesso c'è una guerra tra bande. Tra bande? Che bande? Tra la banda dei flauti di Black Raven, non sappiamo se sono dei pazzi oppure no, noi ci dobbiamo proteggere. Carlo e Simone. Capito. Pronto? Simone. È pazzo. Anche lui è un pazzo. Sia calmo però, Ok, allora, dove possiamo andare? Problema, scusatemi. Allora. Ragazzi, Allora, noi ci organizziamo un attimo per prendere un attimo le due PlayStation Game Boy. Mm-hmm. E poi ci organizziamo un attimo come... Ti do il numero. Sì, dammi un attimo il tuo numero. 555-8822. Ma sono
Amite, questa canzone. Sono giocattoli registrati oppure no? No, 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 assolutamente. Allora 5, il prezzo 5, si 5, dimezza. 5, 5, è questo 5, il prezzo dimezzato. 8, 8, è già 2, dimezzato. 8, 8, 2, 2. Come ti chiami? Enrico. Allora, allora ragazzi, io vi ho detto il prezzo, se a voi vi sta bene, fra poco, non molto tempo, un tempo che andiamo un attimo a organizzarci, ci prendiamo un attimo le cose e vi mandiamo alla posizione dove dovete venire. Va bene. Mi raccomando, l'unica cosa, dovete essere voi tre. Ragazzi, se vedo già uno in più... Anche voi dovete, dovete essere voi due, ci dovete noi, lasciare tutto. Noi voi due e voi tre. Okay. Così sia. E ci dovete lasciare tutto in mezzo alla strada, noi gli lasciamo i soldi per strada, voi ve ne andate e noi raccogliamo le armi. Vabbè, non penso si possa fare, ma ok. Poi ci accordiamo dopo. Sì, sì, comunque tutto dalle macchine farei, va bene? Tanto così non si può sparare, va bene? Ok, ok. Perfetto. Arrivedervi. A tra poco. Bene, ci becchiamo dopo. Arrivederci. Arrivederci, è stato un favore. È stato un piacere, arrivederci. Signor Foca, venga. Lei, signor Foca, è proprio un coglione che dice questi prezzi, eh? Ragazzi, Foca, quando si parla di PlayStation e di Xbox, di che cosa si parla? Sono armi, Foca, porca puttana, Foca, ma da dove cazzo vieni? Da Blade... Dove... Da che città vieni? Dove sono cresciuto Disney. Io, in Kansas, non c'erano queste armi. Ma è... Ma lei è pa... Signor Foca, lei ha detto un prezzo che è fuori di testa, è perché altissimo. Ha detto 200k? Ma io... Lei ci ha fatto saltare quasi l'affare. Allora, ma... cerchiamo... Vada all'ospedale, non, non si permetta mai più, mai più. Vai all'ospedale un secondo a vedere se c'è il signor Black Raven. Ah, prendiamo se no... i soldi, Foca, prende i soldi. Prende i soldi, Foca. Pa. Non si picchi, Foca, per favore. Lei mi ha mancato il rispetto. Lei mi ha mancato. Foca, è tempo di finirla, eh. Prende i soldi, forza. Ha ucciso il signor Foca con quel mega pugno. Vabbè, ma il signor Foca c'è, cioè, è una cannuccia. Non si può, fa il gradasso, fa il gradasso. Sbisciate alla polizia per soldi. Foca, Foca, si sveglia. Ma noi non abbiamo bisogno di soldi. Ah, certo. Si scamma. Dai, Foca. Foca. No, no, il telefono. La imbraccio lei? Sì, ce la imbraccio io. Vabbè, tanto da andare all'ospedale. Comunque... 180k più 20 fa 200, non 220, Enrico. Eh no, gli ha detto 200 quello. Ah, ok, io direi una cosa. Prepariamoci questo stallo alla messicana. Allora, noi mettiamo per terra molto meno di quanto c'è, così loro mettono anche le armi. Poi noi prendiamo le armi e ce ne andiamo, e quando loro scoprono la defultiva noi siamo già fuori. Ma una domanda, quanto valgono le armi, lo sapete? Ah, insomma... Ah. Ma stai andando alla festa? Ti colle. Qualcuno? Aiuto! Signor Foca, aiuto! Guardi, ma cagli sta mai nisce uno. Dove sono i paramedici? Non ci sono mai. E come facciamo? Non lo so. Salve! Chi è lei? Enrico? Sì. Sì. Tutto a posto? Sì. Uè, o Capuzziello? Qualche problemino. Sì, sono io, Capuzziello. Ah, Capuzziello. Capuzziello. Simone, ciao. Tutto bene? Tutto a posto. Stiamo andando a prendere... dei giocattoli. Ma... già ti è evitato almeno? Quanto... Capuzziello. Venga un attimo qua, Capuzziello. Certo. Capuzziello, quanto è un buon prezzo secondo te per due grandi PlayStation e un Game Boy? Sì, dimmi il prezzo. Ci hanno fatto 220. Secondo me è buono. Ma che ti hanno detto, SMG? Non ci hanno fatto nessun nome. Due grandi, due armi grandi e una pistola, immagino. 200.000? Sì.
220. Sì, è un proprio prezzo perché le pistole costano 150 meno. Ma sono... Però mi puzza un po' di truffa. Ti puzza un po' di truffa? Dici sì, che arriviamo 10... Sì, perché SMG 200.000 è un po'... troppo poco. Ok, dici che ci rapinano. Allora, ti rapinano anche i soldi. Cosa? Rapinano a te i soldi. Appunto. Ma tu hai io qualche... Mi il bonifico, tu... devo scusami, Capuzziello, tu hai qualche... hai qualcosa? Qualche contattino? Non sono armi non registrate, mi hanno detto, eh? Sì, è normale. No, hai qualche... hai qualche giocattolo te per farci la scorta? Non lo so, devo vedere. Però ci sono molti contatti fidabili, eh? Perché a noi così almeno tu ci fai da scorta. Tu devi stare dietro, però, perché se ti, se ti vedono, siamo fottuti, Capito? Ok, allora ci sentiamo tra poco. Io devo chiudere un attimo gli occhi. No, ma Capuzziello, mi hanno già mandato la posizione. Capuzziello, quindi... non può. Ah, allora andiamo, dai. Andiamo. Ma siamo dopo senza foca. Perché ce lo buttano i foca? Ah, viene Capuzziello al posto di foca, va bene, dai. Va bene, andiamo. Salve. Buongiorno. Buongiorno, che vuole lei? Sta il vostro amico a terra. Non ci sono medici, che devo fare? Mica posso rianimarlo io, mica sono Gesù. Signor Capuzziello. Capuzziello, allora lei deve dire che è foca però, ok? Va bene, io sono un foca Capuzziello. Guarda un po' come sta vestito foca, magari ti metto qualcosa di simile. Ma vabbè, ma... quanto ha detto che ci dobbiamo andare? Quanto ha detto? 3 persone. Vieni Capuzziello. Carlo è lui, no? È quello lì? Sì, al banco? Sì. Vieni Capuzziello. Allora. Andiamo al negozio di vestiti. Sono qua. Ti vedo. Andiamo al negozio di vestiti. Ok? No, va bene, tanto sì, ma tanto non cambia niente. Appunto. Sempre in 3 dobbiamo andare. Esatto, no, non se lo ricordano tanto. Dalla macchina non lo vedono. Faccia bonifico bancario lei, Enrico. Non porti i soldi con sé. Sì, vero. Certo, facciamo con IBAN, non si preoccupi. Mi ha appena dato l'IBAN. Ma guarda, tutto dalla macchina, così non possono sparare. Questo gliel'ho detto anch'io. Ah, ok. Allora, Capuzziel, prendiamo un mezzo e andiamo. Allora, lui mi ha scritto, aspettate un attimo che devo leggere i messaggi, che mi ha scritto un poema, non molto in italiano. Mi ha detto, e mi telefono. Pronto, non funziona il mio... Non mi funziona il telefono. Chi è la Vodafone? Ma non lo so, è 1094. Non mi va il mic del telefono. E mi chiama. Porco. Allora, mi ha detto, facciamo la prima metà. La metà prima dell'affare. Ti do i giocattoli e poi mi dai l'altra metà. Che dici tu, Carlo? No, faccia parlare il nostro contatto Guerino. Guarda, o Capuzziello. Sì, fatemi parlare a me. Allora, tutto intero. Right, no. Mi metti la modalità subscribe. Forse non hai capito, noi lavoriamo così. C'ho problema agli occhi. Pure. Ragazzi, devo chiudere gli occhi, ho problema un attimo, non riesco a vedere. Va bene, andiamo in due, ce la rischiamo. Ok, fatemi sapere, tanto io ritorno subito, cioè non ci metterò niente. Va bene. Poi vedi dove ci ha detto di andare, scusami per l'incontro. Dov'è Foca? Foca, ce l'hai il numero di Foca? Sì, gli scrivo. Chi avrebbe detto che comprare i giocattoli sarebbe stato così difficile? Comunque, dove sei? Parliamo da vicino. Andiamo al centrale, dai. Che palle questi criminali, comunque. Oh. Ma no, in realtà fanno bene. Nella vita bisogna essere inculati per capire come funziona il gioco, Enrico. Questo non lo sa. Le prime volte ti inculano sempre. Poi tu capisci il gioco e inculi gli altri. È così che funziona la vita, Enrico. Ma certo, Carlo, so che lei l'ha preso in culo tante volte, anche da mio padre. Però. E anche suo padre l'ha preso in culo, è per questo che eravamo grandi amici. Amici di culo. Ah, questo non volevo saperlo, ma al di là di questa cosa.
non ha senso che io gli mandi 100k così, capito? Cioè, quelli ricevono 100k, non si fanno vedere. Anche questo è vero, anche questo è vero. Sono qua. Wait. Arrivo. Un cappello e c'è un altro cappello sotto, vabbè. Dica. Vabbè. Allora, ti volevo dire, noi procediamo così, noi facciamo così i nostri affari, nessuno mai si è lamentato, scusami le spalle, nessuno mai si è lamentato, nessuno scusami, mai ripetimi ha mai il fatto tuo nome. Qualcosa. Ripetimi il tuo nome. Io sono Ciro, sono Ciro. Ciro, ma se io ti do 100k e noi siamo distanti, cioè tu ti pigli 100k e non ti fai più vedere. Allora, noi siamo polli, ma non siamo certo galline. Ci siamo capiti. Allora, ci siamo. Ma secondo te, non mi sta più a 100.000 tutte che niente da fa? Vabbè, 100.000 per far niente. Ci sono. Se vuoi, regalo pure 100.000. Cioè, non è che per 100.000. Siamo una foto proprio per 100.000. Capito che lo dico? Cioè. Un momento, non ti raccomando, è truffa. Cioè, non è una truffa. C'è tutto quando. Vabbè. Ma sei giuro, sicuro la prima cosa che non è uno un scam? Sei sicuro? La prima cosa che dice un truffatore è questa non è una truffa. È proprio nel. Allora, noi ti diamo 100.000, ma ci prendiamo uno dei vostri. Vi prendete uno dei nostri? Noi siamo due. Siamo. Ci prendiamo il tuo compare. Il mio amico. Sì. Stai in macchina con noi mentre diamo i soldi. No, non stai in macchina con noi. Facciamo lo scambio sopra la gru. Il tuo amico sta sul bordo. Se tu non ce l'hai le armi, il tuo amico finisce sotto. Ok, allora facciamo una cosa. Io vi do il mio amico, ve lo tenete voi nell'auto. Voi mi passate i soldi. E io vengo a prendere il mio amico, vi do le armi, prendo poi diamo un'altra mano. Sì. Perfetto. Oh, ho visto, Ciro, che okay. La civiltà è proprio nel sangue di noi partenopei. Ok. Aspettiamo qualche amico? No, aspetta, lo vado a prendere un attimo io e ti mando la posizione di dove... Se no ci accomodiamo qua noi, eh? Sì, ti faccio un attimo il mio amico. Vai, ci accomodiamo qua. Vai. Ma non così accomodati, per favore. Allora, Enrico, noi non abbiamo... Bravo, Carlo, bella trovata. Noi non abbiamo delle manette, però. Vabbè, gli diciamo che ce l'abbiamo, no? Diciamo non fare scherzi, perché... Ma dov'è il signor... Oh, dov'è il signor Foca? Signor Foca non lo so. Questo è Simone, eh? No. Ma, scusi. Questo stavo è un fumezzo. Controllando se fosse aperta, scusi. Ma scusi. Stavo guardando se fosse aperta. Ho capito. Mi serve un passaggio? Qui siamo di fianco. Le sembra no, io... Lei è per caso dei giocattoli? Che tipo di giocattolo? PS4, PS4 e Game Boy. Due volte PS4? Esatto. PS8. Giustamente moltiplicato per due, PS8. Ma se la spiega non fa più ridere. Ce li ha? Spiegatevi meglio. Ci servono due giocattoli pesanti e un giocattolo molto tranquillo. Quanti soldi avete? Abbiamo 150. Non prendete giocattoli pesanti con 150. Con quanto li prendiamo? Quanto ci rifai? Potremmo raddoppiare l'offerta. 150 vi posso dare una calibro. Offerta raddoppiata. Cosa vuol dire offerta raddoppiata? 200. È come per il 4-4. Non sto capendo, scusate. Con 300.000 dollaroni cosa compriamo? Ah, con 300.000 potete prendervi un HP o un SMG. Scambiamoci i numeri, le scrivo in caso. Le dirò qualcosa in codice, tipo giocattoli. Avete una dark chat piuttosto? Preferisco la dark chat. Ci sono le dark chat? Dove sì. Si trovano anche donne a petto nudo? Questo non saprei, io non le uso per quello. Ah, purtroppo no, ho le pagine gialle, la banca... Sotto, se premi il tasto menu del telefono e a destra c'è dark chat. Dark chat, non c'è, come ci si configura? Clicchi il tasto destro, la freccettina a destra. Ok, aggiungi un canale. Ho un canale hashtag giocattoli. Ok, facciamo hashtag giocattoli allora. Scrivete un messaggio. Ok, a posto. Quando avete bisogno scrivete lì e ci accordiamo. Gentilissimo, le auguro buoni affari. Perfetto, grazie mille.
però anche... vede che i giocattoli, Enrico, i giocattoli costano come molto di più. Costano molto di più, per cui... E che cazzo ci danno queste pistole d'acqua? Ma non so cosa succede, ma ci vogliamo fidare. La domanda, Carlo, è: stiamo venendo scammati come dei polli o no? Ma di cosa ci scamma? Tanto lei è al Liban. Ma infatti, ho capito, però magari ci... Bah, vediamo come evolve la situazione. Comunque siamo 2v1 nel momento, solo che se quello è armato... Ok, faccio una cosa. Carlo, resta lì, faccio un breve drive-by all'ospedale, ma brevissimo, senza scendere, per vedere che se c'è qualcuno che conosciamo da portare qua. Rimangi sì. qua. Ma io sono sempre Enrico e lei è Carlo. Puttanaccio.